Un saluto a tutti gli amici di Live Social e gli amici di Radio Roma Capitale, bentornati sempre qui sulle nostre frequenze dedicate ai nostri ospiti che si occupano veramente di vari settori, di diversi ambiti e vengono qui in qualche modo a darci dei consigli, a renderci partecipi di quelle che sono le loro attività. Allora a noi non resta che dare loro ascolto per poter prendere idee, consigli, contatti. Sono fondamentali questi approfondimenti che facciamo, soprattutto per quanto riguarda la medicina Regione Lazio. Allora rimanete con noi, ma soprattutto andate a condividere il nostro hashtag interviste e storie e la nostra pagina Facebook Live Social. Oggi ci occupiamo di terapia della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, lo facciamo con due professioniste del settore. Vado a presentare Laura Conte e Martina Attenni, benvenute. Ciao, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito innanzitutto. E, allora, partiamo un po' dalla vostra, in qualche modo, il vostro percorso, come è iniziato e quali sono le vostre specializzazioni. Ciao a tutti, grazie innanzitutto per averci dato questa opportunità. Grazie. Io sono Martina Attenni, terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva. Mi occupo quindi di prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi in età pediatrica, fin dall'epoca neonatale. Sono anche la responsabile, insieme alla mia collega Laura Conte, della pagina Instagram NeuroDevelopPills, che ha l'obiettivo di divulgazione scientifica e che è frutto di un'idea nata tra i banchi universitari, coltivata e ideata nel tempo. Quindi in qualche modo portare il vostro ambito di specializzazione anche un po' su quello che sono i social, trovare un punto di raccordo, no? Esatto. Anch'io sono una terapista della neuropsicomotricità e assieme a Martina gestisco la pagina Instagram NeuroDevelopPills, quindi pillole di neurosviluppo, che ha l'obiettivo di sfatare anche un pochino quelli che sono i falsi miti correlati all'infanzia. Assolutamente. Attraverso per appunto la divulgazione scientifica piuttosto che spunti teorici e consigli pratici per promuovere quello che è lo sviluppo del bambino fin dai primi mesi di vita. Assolutamente. Per fare un cappello iniziale vi chiedo gentilmente di darci una definizione anche per chi ci ascolta di neuropsicomotricità. Di che cosa si tratta in particolare? Allora, si tratta di lavorare sullo sviluppo del bambino da un punto di vista motorio e cognitivo, senza prescindere da un aspetto fondamentale che è quello della conoscenza neuroscientifica, neuroanatomica. Certo. Del suo sviluppo, quindi del bambino stesso. Ecco, questo è quello di cui ci occuperemo oggi, anche perché questi bambini durante questo periodo sono stati veramente in qualche modo un po' vessati da tutta la situazione, non dalla propria famiglia, però proprio sia bambini che non hanno disabilità, ma sia bambini che hanno disabilità. Allora, come è andato questo periodo, come è influito questo periodo di Covid sui bambini? Allora sì, i bambini sono sicuramente tra le categorie più colpite da questo periodo di isolamento. Noi sul campo clinico, ma anche ricerche scientifiche che ce lo confermano, hanno visto come i livelli di ansia, stress e depressione nel genitore sono aumentati in questo periodo di isolamento. Certo. In cui c'è stata una perdita delle routine che ovviamente poi si è riversato su tutti i più piccoli. È facile magari immaginare un bambino di 4 anni che chiede di andare al parco e papà e mamma dicono di no, quindi si frustra. Come è facile andare a immaginare invece un adolescente chiuso in camera che gioca con i videogames. Quello che noi però teniamo particolarmente a sottolineare è che anche il neonato percepisce questo momento negativo, perché possiede delle capacità e delle maturità cerebrali tali da andare a percepire questa atmosfera negativa, benché poi non possegga una memoria episodica che gli permetta di dire questo avvenimento negativo. Certo. C'è stato in questo momento, quando, come e perché. Non lo sa magari contestualizzare, è chiaro. Certo. Però non le vibrazioni che insomma queste situazioni di tensione in qualche modo le avvertono anche loro, giustamente. Però appunto si deve fare magari anche una distinzione tra quei bambini che invece hanno anche delle disabilità, quindi che già devono affrontare da soli delle problematiche, no? Sì, come già anticipato da Martina, chiaramente anche loro hanno risentito di quella che è stata la perdita dei ritmi e delle consuetudini. Noi terapisti in primis abbiamo dovuto riadattare le nostre modalità terapeutiche alle condizioni che purtroppo la pandemia ci ha imposto. Quindi dopo uno stallo iniziale nel mese di marzo, quando ci fu la prima ondata di contagi e in cui i bambini dovettero comunque interrompere parzialmente i loro percorsi, i centri di riabilitazione e noi terapisti
visti, ci siamo subito riattivati affinché quanto loro dovuto riprendesse. Certo. E in realtà le terapie a distanza attraverso l'utilizzo dei dispositivi elettronici si sono rivelate un valido strumento per garantire a questi bambini la continuità assistenziale loro dovuta. Ad oggi, per fortuna, la maggior parte di loro hanno ripreso a pieno regime la terapia in presenza, però in alcuni casi continuano queste certo. terapie miste, quindi un pochino in presenza e un pochino da remoto. Diciamo che comunque riprendere un contatto in presenza è fondamentale, no? Sì. Anche se sono stati, immagino, davvero bravi voi a riuscire a installare, comunque a instaurare comunque un rapporto, no? Perché non deve essere semplice seguire i bambini che hanno disabilità a distanza e al tempo stesso però, appunto, quando si torna in presenza non perdere tempo, non aver perso tempo, non avere il sentore di aver perso esatto. tempo. Sì, sì. C'è stata una differenza sostanziale nel prima, nel dopo, nel mentre. Ci siamo dovuti adattare noi in primis e loro sicuramente, con le mamme, la famiglia. Certo, addentriamoci però un po' in quelle che sono le specifiche, poi magari disabilità o problematiche che questi bambini hanno, e quindi in particolare quelle dello spettro autistico, no? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Sì, i bambini con lo spettro autistico sono bambini che per essere maggiormente funzionali necessitano di una strutturazione dello spazio e del tempo all'interno della giornata. Quindi, per fare l'esempio di una giornata tipo, sono bambini che la mattina vanno a scuola, il pomeriggio possibilmente vengono da noi a fare terapia nel centro riabilitativo e magari la sera passano del tempo libero, di gioco libero con la famiglia o in autonomia. Ecco, è proprio questo momento che è andato ad espandersi troppo, quindi non riescono poi a pianificare la giornata, e questo ha causato, come ho detto precedentemente, un aumento dei comportamenti problema in questi bambini, e abbiamo potuto percepirlo noi in campo clinico e gli studi ce lo confermano. E c'è stato anche un aumento di ansia e di stress certo. nei genitori, soprattutto nella gestione di quel momento poco strutturato nella giornata. Quindi il nostro ruolo è stato proprio quello di fornire un supporto attivo nella gestione e nella riorganizzazione di quella routine persa. Assolutamente, quindi non bisogna mai in qualche modo perdere, diciamo, per loro è fondamentale avere una scaletta, no? Sì, esatto. E rientrare in come ci si sposta un po', fanno più fatica, certo. ovviamente. Ma è lì anche le famiglie vanno coadiuvate, ovviamente, dal vostro fondamentale intervento, immagino. Però non solo, appunto, i bambini che hanno problemi di autismo, anche quelli con patologie neuromotorie, no? Quindi anche lì abbiamo trovato delle difficoltà. Sì, il trattamento, ecco, neuromotorio è proprio volto ad accompagnare i bambini nel raggiungimento delle loro tappe di sviluppo, garantendo comunque un allungamento muscolare piuttosto che un assetto posturale corretto, così da evitare certo. l'insorgenza anche di contratture muscolari. In realtà poi serve anche a facilitare la ventilazione in quei bambini che hanno difficoltà autonomamente grazie alla fisioterapia respiratoria. E la non possibilità di mettere in atto tutto ciò farebbe sì che il dolore insorga, piuttosto che il bambino abbia meno possibilità di compiere attivamente i suoi movimenti. Quindi, ecco, per vicariare alla nostra assenza abbiamo comunque certo. Dato un supporto attivo alle famiglie che, per quanto loro possibile, hanno cercato di, ecco, appunto, vicariare proprio alle nostre manipolazioni e ai nostri esercizi. Su questo dobbiamo comunque ringraziarli tanto, perché senza, diciamo, che il loro aiuto non ce l'avremmo mai fatta. Ci vuole la pazienza, ovviamente, dei genitori, ci vuole il vostro aiuto fondamentale, dei specialisti che in qualche modo sapete gestire questa situazione. Certo, questa è una situazione borderline per tutti, immagino, sia per voi che avete dovuto veramente sì. avvicendarvi e innovarvi con terapia a distanza, insomma è stato sì, un momento, diciamo, delicato. C'è stato uno scambio reciproco certo. Di informazioni tra noi e i genitori. Noi dicevamo loro: adesso ho capito la vostra giornata, perché veramente entri certo. dentro la casa dei bambini, e loro stessi ok, ho capito il tuo lavoro, ho capito quanto è difficile. Esatto, meno male, quindi da una parte c'è sì, stato sì. veramente un confronto costruttivo, diciamo, perlomeno. Però, appunto, in chiusura, per dare qualche consiglio magari a qualche famiglia che ci sta ascoltando, qualche radioascoltatore, su di Neurodevelop Pills per la gestione dei più piccoli, insomma, che cosa ci potete consigliare?
noi consigliamo in primis di non perdere quella strutturazione della giornata, anzi facciamo partecipare i bambini attivamente alla strutturazione vera e propria della giornata, certo. Nei più grandi possibilmente anche della settimana, loro si renderanno quindi attivi, molto più partecipi, e passare del tempo all'aria aperta è fondamentale per evitare una stasi prolungata e soprattutto mantenere un contatto diretto nel miglior modo possibile con i coetanei, da non perdere assolutamente, ne parlavamo stamattina proprio con la mia collega. Sì, effettivamente avevamo ragionato insieme su quanto anche una videochiamata possa comunque far percepire al bambino la presenza del coetaneo anche a distanza, quindi comunque facilitare una relazione che, certo, non va a sostituire quella diretta, ma sicuramente facilita. Certo, prima erano abituati a pomeriggi insieme, compiti insieme, feste, esatto. Adesso tutto questo è venuto meno e non è che gli amici sono scomparsi, no? Esatto, noi ecco comunque capiamo quanto sia complesso anche per il genitori, quindi la nostra pagina Instagram ha comunque l'obiettivo di fornire un supporto attivo alla famiglia, certo, e soprattutto ecco di sottolineare quanto anche un bambino piccolo, quanto un neonato in realtà percepisca tutto quello che ruota attorno a lui e è comunque una figura attiva nel costruire quella che è la fondamentale relazione d'attaccamento con la figura genitoriale. Quindi comunque ecco sulla pagina è possibile trovare anche attività creative, certo, che consentano al genitore di lavorare assieme al bambino e sfruttare al massimo quella bellissima che è questa cosa, complimenti, sua... proprio per dare degli strumenti pratici, non, esatto, la teoria, no? Esatto. Bisogna essere costruttivi, il tempo insieme a loro deve essere costruttivo e quindi grazie per insomma, allora la volevo ribadire la pagina Instagram Neurodevelopills, giusto? Sì. Perfetto, quindi basta andare a digitare, trovate tutte le informazioni su Instagram, però appunto per chi volesse invece contattare direttamente le nostre ospiti, il 346 389 5473 oppure il 389 9618 683. Io ringrazio moltissimo le nostre ospiti per averci veramente fatto aprire gli occhi su determinati argomenti, di fare sempre tanta attenzione con i più piccoli. Laura Conte e Martina Tenni, grazie per essere state con noi. Grazie a voi per la possibilità. Grazie a coloro che ci hanno seguito, rimanete con noi anche per la prossima intervista.